gentlemen. Bedankt, monsieur. Sehr geehrte Damen und Herren. Señoras y señores. Signore e signori, buonasera. Sta per iniziare una nuova puntata de I due compari più uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti, che la diretta del lunedì sera di radiosaius.it abbia inizio. Via! Vai Gianluca, siamo in onda, eccoci qua. Buonasera a tutti carissimi amici web radio, ascoltatori di Radio Science. Siamo ritornati in diretta web alle 22, due minuti primi ore italiane. Un saluto a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando da tutto il continente, dalla splendida Italia e naturalmente anche dai nostri vicini d'Europa, d'Oltralpe e di tutto il resto del mondo che ci ascolta. Grazie per essere con noi in diretta come quasi ogni lunedì, dico quasi perché è l'ultimo lunedì, non siamo andati in onda, ma ringraziamo comunque chiunque abbia ascoltato e ci segua ancora. Allora, chiamo subito in causa, udite udite, e con gran stupore, dopo neanche 23 secondi, la nostra Priscilla. Ciao Prisci. Ciao, ciao Gian, buonasera a te. Con effetti non speciali. E a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, come sempre io amo proprio entrare in trasmissione così all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, sempre, ecco, il countdown di Saiuz è sempre fantastico. Manca un minuto, 3, 2, 1, subito. Oh, no, questa volta non è neanche detto, la domanda esatto. Mia, quanto manca? Che di solito Saiuz è un grande alla regia, ti dice qua mancano 10 secondi, questa volta nel vuoto più assoluto siamo caduti nel nulla, e quindi sono curioso di sentire cosa sarà andato in onda. Va bene. Insomma, mi tirate sempre in ballo, possibile che non c'è proprio niente da fare. Ragazzi, io qui scateno Gianluca, benissimo, buonasera a tutti quanti, perché non so se mi avevate lasciato la parola, insomma. Sì Priscilla, tu hai le cuffie, lo so che hai le cuffie, però io ho un ritorno nella mia cuffia. Sì. Buonasera a tutti quanti, buonasera agli ospiti, all'ospite, agli ospiti, insomma buonasera al condominio di Radio Saiuz, qui da Adalgisa e Saiuz, presenti sempre in regia, un caro saluto al nostro aiuto regista Testa di Caso, se ci sei mi raccomando controlla bene la chat, controlla bene tutto. Allora io faccio la mia lista della spesa, quindi certo. Siamo in diretta come T di Catania, siamo in diretta su Radio Saiuz. Non si può. Anch'io questo ritorno, chiedo magari agli ospiti che sono qui sotto con noi, perché temo che venga da loro questo ritorno, se magari possono abbassare un po' il volume delle cuffie o delle casse se ce l'hanno lì. Perché continuo a sentire, grazie. Poi li chiamiamo in causa i nostri ospiti subito. Ok, grazie. Perfetto, allora. Ma tu sei. No, mi hai mosciato. No, allora, è che mi hai rovinato dal ritorno. Chi è che ritorna? A volte ritornano, si dice. Bene, siamo in diretta a Rete Unificato su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgareta in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena, Modena Nui Radio sempre di Modena e Radio Val di Chiana. Ovviamente siamo anche in diretta sulle nostre due radio, Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Mi mancava l'aria. Questa sera, certo, questa sera stiamo sperimentando il nuovo canale, quella della web TV su Dailymotion, non so se si pronuncia così ma va bene lo stesso, su live stream sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito radiosaiuz.it. quindi
usate la nostra chat, che è sempre comune a tutte le radio del network, quindi non potete sbagliarvi. Scrivete su Facebook, su Twitter, sulla chat, insomma scriveteci. Mi raccomando, credo di aver detto tutto, no, caro Gianluca? Io direi quasi quasi di passare la linea a Priscilla, perché c'è sto ritorno, esatto, in cuffie della radio, se qualcuno la abbassa. Benissimo, oh, a te Prisci. Vai Prisci, vai con gli ospiti. E anche stasera la lista della spesa l'abbiamo fatta. Allora, sì, porteremo a casa qualcosa prima o poi da questa spesa, esatto, cara Prisci. Chi lo sa? Speriamo. Bah. Allora, anche stasera, finalmente, visto che la scorsa serata, lo scorso lunedì non c'eravamo, sì, finalmente siamo tornati e abbiamo anche degli ospiti. Allora, questa sera abbiamo il piacere di avere ospite con noi il Delitto su Carta, e abbiamo Davide e Paola. Ciao Davide e Paola. Ciao. Ciao. No, aspetta un attimo, ci voleva una musica, Priscilla, una voce diciamo più Delitto su Carta, ma ti immagini la voce già dicendo Delitto su Carta? Lo voglio risentire, oh, dai. Urla! Cos'è? Stasera si è lanciato. Era nostro, un po' che non succedevano queste cose. È il nostro Saius, ragazzi. Era uno scivolone su carta, più che altro questo. Ma sei con me, caro Davide. Sai, nella vita tutto è possibile. Ecco. E questo è da Gisa. Oddio. Come corista nella vostra band, potete prenderlo, esatto, perché ha dei falsetti incredibili, soprattutto gli acuti. Vai Priscilla, eccolo. Allora, io partirei subito da una domanda proprio classica di base. Allora, tanto chi siete, da dove venite, insomma spiegateci cosa fate nella band, cosa suonate e okay, di dove siete. Allora, ciao a tutti, io sono Davide, sono il cantante e chitarrista. Io sono Paola, la batterista del gruppo, e stasera manca solo il nostro bassista Felice Mirone. Alessandro, è un uomo che ha tanti nomi, sì. Comunque Alessandro, okay, che purtroppo ha un impegno e questa sera non è riuscito a venire. Comunque vi saluto a tutti, ecco. Ok, bene. E allora, di dove siete esattamente? Allora, noi siamo di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, okay, un paesino molto tranquillo e molto bello, insomma, se so che qualcuno di voi è stato anche già qui, ci fa piacere, no, ecco, esatto, dai. Senza far nomi. Ecco, parlavamo prima fuori della diretta, comunque sì, dai. Sì, sono belle zone, sì, carine. Allora. Intanto Prisci, possiamo dire agli amici che ci stanno ascoltando, scusate se vi interrompo, ma perché io sono sulla loro pagina in Facebook, quindi intanto se gli amici web radio ascoltatori vogliono andare, ricordiamo la pagina Facebook Delitto su Carta, oppure avete un sito anche, giusto ragazzi? Sì, sì, ci trovate su www.delittosucarta.it. E lì potete vedere anche i nostri futuri eventi, i nostri futuri concerti, collegarsi direttamente alla pagina appunto Delitto su Carta di Facebook, dove vi invito tutti a mettere un bel mi piace, insomma, dai, perché magari prima vi ascoltate due canzoni e poi se vi piace mettete un bel mi piace, ecco. No, esatto, comunque Gianluca, entro proprio col piede lungo, insomma, la discussione. Ti è piaciuto questo, vero Gianluca? Sì, sì, molto lungo. Sì, molto sì. No, perché questi ragazzi, io li ascolto da diversi mesi, se devo essere sincero. Perché voi siete da parecchio, bene, vedo sul portale, sul Giamento, giusto? Scusa, ti ho sentito male. Non, ecco, ho capito. Allora, sul portale, sul Giamento, siete da parecchio tempo. Sì. Sì. Siamo veramente, veramente da parecchio tempo, e addirittura quando avevamo un altro nome, perché
c'è stato un periodo della nostra storia in cui non ci chiamavamo, appunto D'Elite su carta, ma in un altro nome che adesso non te lo dico. Però il nome D'Elite su carta viene proprio fuori da il fatto, da questa esperienza molto molto spiacevole che ci è capitato. Se vuoi te la racconto brevemente. Sì, o fuori onda, se non si può. Praticamente circa 3 anni fa più o meno. Allora, innanzitutto vi spiego, noi suoniamo insieme dal 2004. Circa 3 anni fa un gruppo omonimo col nostro vecchio nome ci cita. Ci manda praticamente un messaggio sui social, appunto, chiedendoci cortesemente di cambiare nome. Noi non vedevamo il problema, perché comunque sia come visualizzazioni che sia come presenza sul web, e anche diciamo avevamo diverse date live molto più di loro, abbiamo detto: ragazzi, voi siete là, noi siamo qua, c'è qualche problema, insomma, non è che siamo dei big nessuno dei due, quindi conviviamo anche con lo stesso nome. So che delle volte può comportare un po' di confusione, però insomma non c'è tutto questo casino, permettetemi una parola, alla fine. Sì, sì. Cosa è successo? No. È successo che hanno continuato a un certo punto, tra virgolette, li abbiamo anche un po' ignorati, perché la cosa stava diventando un po' pesantina, fin quando non ci hanno bannato la nostra vecchia pagina Facebook e inviato una bellissima lettera di diffida a casa. Ah, cioè, io rido, però sono stati dei momenti in cui ci hanno proprio fatto girare il caso, appunto, no? Non testa, però. No, esatto. Quindi cosa è successo? Alla fine abbiamo detto: ragazzi, per colpa di 4 imbecilli, tra virgolette, è inutile star lì a... Se avevano tanto tempo da perdere invece che di suonare. Esatto, cioè, vi faccio notare che in 3 anni, alla fine, questo simpatico gruppo omonimo adesso non sta facendo più niente, quindi vabbè, insomma, siamo... Okay. Cioè, giusto per rompere il capo, ecco. Fatalità, appunto, è nato questo nome, D'Elite su carta, proprio perché hanno eliminato un nome, ma non nome, un nome, diciamo, l'hanno eliminato burocraticamente, ma non effettivamente. Cioè, la nostra musica è sempre rimasta quella, ecco. Perfetto, allora, cari ragazzi, cosa dite che sono le 22:14 in questo momento, qui in quel di Treviso? Sì, mandiamo il primo brano di questa sera dal titolo Coma. Sì. Proprio ci voleva dopo questa spiegazione, no, ragazzi? Questo è un brano preso dall'ultimo loro album, che si chiama Sinestesia, se ho pronunciato bene il nome. Perfetto, allora cosa dite? Dico agli ospiti, ospiti, Davide, sì. No, sì, tu che sei un ospite, tu, dai, ospite, vi va bene, Coma? Benissimo, benissimo, ottimo. Ah, perfetto. Allora, parolina magica di Saiuz per far partire il brano della regia, E allora, come dico sempre, e vai col brano che è sempre qui con tutti noi! No, è partito! Partito! Cercare, posso cadere o volare.
anche nel buio continuo a cercare. Posso cadere a volare, sono l'ago di una bilancia che oscilla tra vita e morte. Sono il pendolo di un orologio senza ore. Sono l'ago di una bilancia che oscilla tra vita e morte. Sono il pendolo di un orologio senza ore. Buonasera, bentornati qui su www.radiosaiuz.it, come sempre Priscilla e Gianluca con i due compari. Allora, cari Delitto su Carta, Davide e Paola, ci sono arrivati dei commenti su di voi appunto nella chat di Radio Saiuz, e una certa Lucy, che non so se conoscete, ha scritto grandi. E Federico invece dice: non so come vi chiamavate prima, meglio non dirlo comunque, ma l'attuale nome lo trovo decisamente più originale ed accattivante, e noi siamo d'accordo, perché infatti fin da quando vi ho ascoltati su Giamendo mi sono chiesta appunto cosa significasse questo Delitto su Carta. Mi ha molto attirata questo nome, devo dire la verità. Non so se Lucy la conoscete. Lucy, la conoscete? Aiuto. No, ok, allora forse è una persona che magari vi segue, perché appunto ci ha risposto, quindi non so, magari è una persona che vi ascolta su Giamendo. Allora, abbiamo appena ascoltato Coma, tratto dall'album Sinestesia. Esatto. Come mai avete deciso di intitolare l'album così? Se volete anche spiegare cosa vuol dire sinestesia, perché magari non tutti lo sanno. Soprattutto Saiuz. Voglio parlare con Paola. Eccomi qua. Ok. Sinestesia, diciamo che in sé è una figura retorica, appunto, che vorrebbe dire associare termini di appartenenti a sfere sensoriali differenti, come appunto dire dolce e freddo. Il dolce è un termine che associamo al gusto, il freddo al tatto. E il gioco di voler chiamare questo sinestesia è fatto proprio per è un inno a cercare di riscoprire i sensi, l'interazione dei sensi, cosa che stiamo sempre un po' più perdendo. Ed è per questo, proprio anche perché che appunto con i social, con tutte la tecnologia di cui ci siamo autoinvasi in realtà, perché l'abbiamo creata noi, stiamo in realtà perdendo sempre più il contatto reale con la realtà, appunto usando i nostri sensi, che potenzialmente ce li abbiamo tutti e dimentichiamo di sfruttarli appieno. Stiamo praticamente li stiamo sostituendo con elementi finti, ecco. Okay. E questo è un inno a cercare di riscoprire tutto questo. Ok, quindi Saiuz, spero che tu abbia capito cosa vuol dire sinestesia, ma penso di sì. Lo interroghiamo. Dopo mi interrogate e mi date anche il voto. Dei sensi.
mi cioè, date anche dire, il voto. Saiuz, se vedi un colore magari tu lo associ, che ne so, al gusto o all'udito, per esempio, non so, senti una nota musicale e ti viene in mente un colore, cioè più o meno è questo, sì. Esatto, sono un po' questi, diciamo, e questo è un pochino il senso della parola sinestesia. Le vostre canzoni, dimmi. Un testo o una canzone che si chiama appunto Il Progresso, che è un po', vuole un po' ironizzare sul progresso, proprio sul significato di progresso, perché il progresso, ecco, lo stiamo usando anche adesso, stiamo usando la radio, ma questo è in un buon senso, cioè tutte queste cose sono nate, faccio sempre l'esempio estremo, perdonatemi, tipo chi ha inventato, per dire, molti scienziati che hanno inventato determinate cose non avrebbero mai voluto che fossero usate in certi modi, quindi per le avevano usate, inventate per un fin di bene, questo è se, certo. Il progresso dovrebbe essere usato in questo modo, invece spesso e volentieri viene un po' mal utilizzato. E chiedo scusa, entro sempre a gamba tesa, certo. A campa tesa sempre. Volevo dire, ma il titolo esatto del brano a cui ti riferisci è Il Progresso ci ha ingannato, giusto? Ci ha ingannato, esatto, sì. Perché no, perché l'avevo ascoltato, quindi allora mi ha fatto venire in mente. No, per prima, come secondo brano volevo mandare uno che mi è piaciuto anche. Dopo, e dire dopo il titolo, e poi come terzo brano manderemo appunto, ce l'avevo in scaletta, Il Progresso ci ha ingannato. Gianluca, sarai per attivo e super organizzato, ti vedo bello carico. Ma sapete com'è, no, sapete com'è, date che l'età avanza, grazie. Sono quasi ormai ai miei 80 anni, quindi insomma devo darmi da fare subito perché dopo non ho più tempo. Vai Gianluca. No, sai, ti sento a colpi. Comunque, sì, bravo Saiuz. Ragazzi, invece io, cara Prisci, faccio la mia domanda di rito. Sai che noi abbiamo le nostre... Vai. Sì. Prestabilite, che le chiediamo a tutti, siccome la nostra curiosità... Questa domanda è anche un po' curiosità mia, personale, oltre che anche di Priscilla, che suona anche lei, no? Ma, ecco, giusto per fare un sondaggio, Prisci. No? E io ho lo stesso strumento tuo, Paolo. La batteria suonavo, ho iniziato con quella. Adesso sto suonando la chitarra, ma, diciamo, ovviamente da... Adesso è solo suonato. Sono suonato, esatto. E quindi, domanda nostra che faccio a voi due, Priscilla, è un sondaggio così, perché facciamo noi per curiosità. Ma le canzoni, quando le componete, come nascono? Voi come le create? E chi è colui che magari ho la mente, che poi le porta magari a rielaborarle poi? Allora, come diciamo che... un pezzo di solito. Esatto, le canzoni solitamente siamo abituati a farle nascere in sala prove tutti insieme, perché è il modo miglior di lavorare. Ovviamente l'idea parte sempre da qualcuno, nel senso, l'idea solitamente parte da una cosa che non è completa, un riff oppure un ritornello, un qualcosa, e tutti insieme ci lavoriamo. Solitamente, ed è un modo di lavorare che a volte troviamo un po' difficoltà, però a volte è molto più facile creare dei testi così, è il fatto di scrivere la musica e poi abbinarci il testo. È molto difficile, è anche molto più lungo. Solitamente se si scrive un testo e poi ci si scrive sopra la musica, almeno per quanto riguarda me, è molto più facile. Però l'ispirazione a volte esce fuori musicalmente, prima con le note che con le parole, ecco, diciamo. però generalmente sì. Siamo tutti e tre parte attiva della composizione, ecco. Certo, quindi insomma, no, anche a me piace così, fondamentalmente, quando si fa parte di una band, perché anche è bello condividere, no? Che quello è la musica poi alla fine. E invece, sì, invece per quanto riguarda naturalmente poi i vostri prossimi futuri concerti, perché voglio darvi subito spazio anche per farvi pubblicità, no? Perché siete qui anche per quello, per farvi conoscere, quindi come e dicevo prima, il sito è infatti. E noi ve ne diamo volentieri, insomma, quindi vado un po' al sodo e poi torno alle domande, diciamo così, di base, e passo anche la parola a Priscilla. Anzi, Prisci, direi ci ascoltiamo un altro brano tra qualche
esatto, magari, esatto, sono 22-26, e così cioè, entriamo ancora di più contestualizzando quello di cui stiamo parlando. È bello, a proposito Paola, e poi scusami, torno Davide, l'intervento che hai fatto prima, mi è piaciuto molto, ti ascoltavo con molto piacere, se posso esprimere, e anche hai spiegato molto bene, quindi se il saggio Saiuz non ha capito è lui il problema e non tu come l'hai spiegato. Ma io avevo capito, scusami Gianna, avete fatto tutto insomma, io avevo capito quello che no. Mi sono dimenticato la domanda, lo sapevo io. No dai, dicevo le prossime date, allora vedo che avete fatto qualcosa ad aprile maggio, perché come avete pubblicato anche sì, sulla pagina Facebook, che invito appunto ad andare a vedere, però prossimamente avete delle date, vedo qua a giugno, anche fine maggio, primi di giugno. Sì, abbiamo, se volete promuoverle. Come? Sì, dico se volete promuoverle appunto dicendolo. Ah, sì, certamente. Abbiamo una data il 3 di giugno, che è una situazione molto, molto, molto carina. Si tratta di una tattoo convention a Quinto di Treviso, fatta in uno spazio espositivo apposito, molto, molto grande. Sì. Suoneremo, diciamo, verso le 20, verso le 8 di sera, sì, e poi ci sarà un altro gruppo che fa un tributo a Rammstein, però è una bella situazione, prevede anche diversa gente, insomma, male. Quindi, poi dalle parti di Treviso saremo a luglio per Suoni di Marca il mercoledì 26 luglio, e anche e verremo a vedere, e la verremo a vedervi, perché siete in casa di Saiuz, quindi esatto, non può, esatto, non possiamo non venire. Ma anche il Quinto di Treviso, quindi il sabato 3 giugno, ricordiamo, esatto, che hai appena detto, anche lì potremo venirvi a vedere, perché comunque siete giocate qua vicino, insomma, non tanto lontano da noi di Saiuz, almeno la sera, certo, e quindi potrebbe essere l'occasione anche per conoscerci di persona, vero Saiuz? Solo? Sì, no, certamente, no, stavo dicendo appunto questo, giochiamo in casa, quindi 3-1 Malagetto, si può, ecco, andare bene, benissimo. Anzi, dopo ricordatevi di segnare, dico questo qui, per testa di caso che l'assistente alla regia, plim plon, il signor testa di caso, il signor testa di caso è pregato di inserire le note, sì, che ha detto, appena detto Davide, sulla chat. Plim plon. Vai Gian. Il bambino testa di caso è desiderato al banco informazioni. Ecco bene, dopo questo nostro sproloquio, scusateci ragazzi, stasera chissà cosa abbiamo. Ah, non hanno nessun problema, siamo abituati, dai. Sì, no. Se c'è di peggio, immagino. Infatti. e quindi dai, torniamo in noi. Prisci, allora ti ripasso la parola a te. Dica. E dopo altre due, tre domande. Esatto. Allora, sì, io direi di mandare intanto il brano, così esatto, ci prepariamo per le prossime domande. Allora, esatto. Saiuz, prepara la tua età dei delitto su carta. Non posso dire la mia età, non posso dire la mia età, perché ottima sennò... scelta, ottima scelta. Quindi, come dico sempre, partita! Aiuto! La tua età sa di fragole e miele. Non ha visto che il sole
E rieccoci di nuovo qua in diretta, carissimi amici web radio ascoltatori di Radio Science. Sono le 22:35 minuti. Questi erano i Delitto su carta e stavamo ascoltando La tua età, questo altro brano di questa band che abbiamo qui ospiti questa sera, che provengono dalla provincia di Venezia. Allora, caro Davide, cara Paola, come stiamo andando? Nel senso buono, bene. Tutto bene a vostro agio? Sono arrivate le birre, le pizze, tutto state... abbiamo già comodi. Mangiato, esatto. Lo vedremo a breve. Ecco, sì, adesso è ora del caffè, del dolce, dell'ammazza caffè, qua nel salotto di Radio Science, allora insieme. Quindi stavamo parlando appunto delle prossime date, per chi si fosse collegato in questo momento e ci stia ascoltando. Naturalmente ricordiamo che questa trasmissione, questa puntata andrà subito disponibile sia in YouTube che nella pagina Facebook di Science, di Radio Science, nonché nel nostro appunto sito www.radioscience.it, e quindi in podcast ve la potrete riascoltare o farla ascoltare a chi non l'ha ancora ascoltata, e naturalmente poi andrà in replica sempre giovedì pomeriggio. Quindi dicevamo, caro Davide e cara Paola, parlavamo appunto anche, intanto parliamo di questo brano, che poi non voglio togliere la domanda alla Priscilla, che la chiamo subito in causa. Questo brano, che è La tua età, scherzavamo appunto con Science di non dire l'età di Science, però intanto i complimenti ve li faccio personalmente, perché mi è piaciuto anche questo vostro brano e mi piacciono le vostre canzoni, la vostra musica, proprio devo dire. Grazie. Bravi, infatti non vedo l'ora di venirvi a vedere. Allora, parliamo di della tua età, che ci dicevamo che qualcosa fuori onda possiamo anche naturalmente, esatto, sì, ripeterlo, allora, con gli amici. Sì. La tua età, diciamo che è un brano che parla un po' dell'adolescenza, che cioè è nato proprio così. Cioè, secondo me l'adolescenza è quando sviluppi completamente, è quando c'hai proprio un'esplosione totale dei sensi, del sì, tuo corpo, dove anche il tuo corpo sta cambiando, dove succede un disastro, insomma, no? A volte positivamente, a volte negativamente, dipende. Dipende. Ma state parlando di Science? Diciamo che è una canzone un po' malinconica, che ci siamo passati tutti, e quando si ha ben più anni ricordi bellissimi momenti che ti hanno formato e che ti hanno che dove ci sei passato proprio sopra, e quindi da lì la tua età. Certo. Ma quindi sono comunque canzoni, diciamo, abbastanza personali, no? Diciamo autobiografiche. Sì. Diciamo, da un lato, più che autobiografiche, vogliamo parlare delle cose così come sono, insomma, cioè, che hanno un senso per tutti alla fine. Sì, diciamo, esatto, sì, che in realtà temi abbastanza universali, crediamo, perché l'adolescenza l'abbiamo passata tutti, e tutti penso che un po' di nostalgia si provi a volte di certi momenti, come abbiamo scoperto per la prima volta determinate emozioni, provato per la prima volta a fare le prime cavolate, tutto, insomma, il primo amore, tutto. È vero, Saiuz, tu cosa ne pensi? Ma adesso che mi hai tirato in ballo, insomma, il primo amore, fammi ricordare, non ero in fascia ancora. Tanto tempo fa. No, va bene, insomma, gli amici che ci ascoltano, okay, l'età di Saiuz. No, l'età di Saiuz la conoscono, insomma. Sono un vecchietto ormai con la barba bianca, insomma. Mi chiamavano il numero uno, sai, quelli del gruppo Alan Ford, che non si sa l'età. È scrivibile. Però c'è una frase appunto della canzone che dice: la tua età si vive di notte perché il buio annulla le ore che passano intorno a te. Diciamo, sì, che bellissimo. Una frase del genere per noi è valida ancora adesso, e anche per molte altre persone, insomma. È proprio bella. Gli animali notturni ci sono sempre, ecco. Vero, vero, bellissima questa frase. L'unica differenza è che adesso dobbiamo fare più i conti con il giorno, invece prima riuscivamo ad affrontarlo meglio.
Ora non c'è speranza di recupero in tempi brevi, come si suol dire. Ebbene, cari ragazzi, e quindi l'altra domanda, scusa Prisci, poi ti cedo a te di nuovo la parola. Certo. Per altre domande so più magari appropriate in argomento. La mia è l'altra classica che faccio, è banale, però giusto anche per capire, perché è il momento per conoscervi meglio. Come mai la scelta della lingua italiana, di appunto cantare la nostra lingua, che magari mi rispondo da solo a questa domanda già dicendo così, e non in inglese come solitamente faremmo tutti, per motivi anche banali, direi. Ecco, quindi complimenti anche per la scelta della lingua. In realtà anche noi all'inizio abbiamo iniziato a cantare in inglese anni fa, proprio perché come la musica è un linguaggio universale, cerchi il linguaggio universale, che è l'inglese in questo caso. Poi a maggior ragione anche suonando rock, diciamo, è proprio la sua morte. Però dopo, alla fine delle esperienze che abbiamo fatto all'estero, tra Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, noi pensavamo, allora, in Italia non venivamo più di tanto apprezzati per il discorso di aver scelto la lingua inglese, anzi chiedevano quando è che fate una canzone in italiano, perché sappiamo che gli italiani inglese non è che con l'inglese non ci vanno molto d'accordo. E andiamo all'estero per finalmente, speriamo di essere apprezzati, infatti per capire lo capivano, però quando è che è l'Italian song? Allora abbiamo detto, ma anche all'estero, cioè noi cantiamo in inglese per essere internazionali, dopo chiedono il linguaggio, chiedono l'italiano anche fuori. Allora abbiamo detto, proviamo questa sfida, anche perché comunque è una sfida cantare rock in italiano. Sì, anche perché poi rischi di cadere nelle solite, diciamo, cose banali o scontate. Certo. Cioè, o nei filoni. Sì, era questo il terrore, infatti. E poi considera che all'estero viene molto apprezzata la nostra lingua, molto più di quello che noi crediamo, quindi tu ti hai dato conferma. Infatti è stata un po' una sfida, è diventata una cosa molto in realtà interessante anche. E voi quindi raccontateci un po' anche dell'esperienza, visto che l'hai tirata fuori, dell'estero, quindi avete fatto qualche concerto, festival e tournée quindi fuori, quindi avete avuto anche il piacere di poter andare in Germania, che insomma è la patria anche della musica, della cultura, insomma, come io ti sostengo da anni. Avete goduto? In Germania è stata una cosa fenomenale, perché veramente siamo finiti al Kinsey Festival, che sarebbe un festival reggae che noi non abbiamo niente a che fare con il reggae, però anche se personalmente a me piace, agli altri del gruppo no, però a me piace. A piccole dosi. Ecco. Siamo finiti appunto grazie a un nostro carissimo amico che saluto, che è Marco, ciao Marco, che ci ha appunto informato di questo tra virgolette bando di partecipazione, no? Bastava inviare un semplice modulo, che ovviamente era tutto compilato da compilare in tedesco, e io in tedesco non parlo una parola, infatti mi ha aiutato lui. Ma Marco, non sarà mica il nostro Marco, poi scopriremo chi è. Scusami se ti ho interrotto, Davide. E niente, praticamente ci ha dato una mano a compilare questo modulo, l'abbiamo inviato e siamo stati presi subito per suonare su uno dei sei stage che questo festival ha, quindi immaginatevi un Gardaland però fatto con un festival, veramente una figata pazzesca. C'era il giorno prima di noi, c'erano i Blink 182 sul main stage, erano veramente Shaggy anche. Era veramente una situazione, cioè il rock e il reggae si sposavano benissimo insieme, quindi era un ottimo festival. Invece per quanto riguarda la Repubblica Ceca e Slovacchia, l'anno successivo, se non ricordo male, sì, 2 anni fa praticamente, abbiamo fatto queste 3-4 date in questi paesi dell'est, che sono anche lì, cioè giravamo per locali alla fine, però il modo di approcciarsi alla musica da parte del pubblico per uno di quelle zone, anche comunque
Germania e Slovacchia è totalmente diversa dall'Italia. Sono avanti. Molto freddi. Sì. Loro, cioè, ti faccio un semplice esempio. Noi qui siamo abituati ad ascoltare il gruppo cover o il gruppo tributo. Sì. Là vogliono ascoltare solo musica nuova, anche se non conoscono o la lingua o da dove sei o quel cavolo che è, loro vogliono ascoltare musica nuova, ed è proprio una parte che nella realtà italiana manca. Ce n'è per carità di musica nuova anche qua, solo che non viene proposta da troppo poco, cioè viene proposta troppo poco, ecco. È vero, è vero. Concordo, perché scusami se mi permetto, li conosco bene anch'io quei paesi, essendoci stato proprio per il discorso musicale, a vedermi qualche bella artista internazionale che loro ovviamente apprezzano. Ed è così. Sembrano paesi del terzo mondo e invece siamo avanti. Vai Priscilla, scusa. Gian, cosa mi sono perso? dimmi, c'è quest'eco quando io parlo. No, scherzo. Sì. sei come la papessa. mi sembro tipo Sheldon Cooper quando dice Penny tre volte. Io devo dire sempre le cose tre volte. Vai Prisci, vai con una delle tue domande interessanti e soprattutto centrate sull'argomento. No, non c'entra niente, perché sono le 22:46. Ah, sì, vola. Dobbiamo mandare il brano, così poi ci rimane l'ultimo brano. Fatto bene. È molto significativo, quindi adesso mandiamo in onda Il Progresso ci ha ingannato. Ascoltiamo questo bellissimo brano che mi ispira veramente tanto, perché deve avere un testo molto molto impegnato. Quindi vai Sayuz e vai partito. Abbiamo perso le cose semplici e non riusciamo a recuperarle, forse a causa di troppa frenesia.
Buonasera e bentornati su www.radioscience.it. Sono con piscilla sui piedi. Come sempre, alle 11 quasi, mi viene sempre da ridere, no? È che stavo partendo prima che Saiuz mi desse il via, perché non avevo capito, avevo la musica a palla e non stavo capendo cosa mi stava dicendo, quindi va bene. No, molto bello questo brano, Il progresso ci ha ingannato, mi è piaciuto veramente molto, molto carico, proprio è uno dei pezzi che sicuramente ascolterò anche in futuro, perché è proprio il tipico pezzo, secondo me, anche da ascoltare in macchina a palla, cioè mi piace, vabbè, lasciamo stare queste mie elucubrazioni. Allora, dove eravamo rimasti, caro Gian? Cosa gli hai chiesto prima? Perché in questo momento ho perso un attimo, mi sono fissata sulla canzone e non mi ricordo più cosa abbiamo chiesto prima ai nostri ospiti. Ah, sai cosa potremmo chiedergli? Avete un canale YouTube dove le persone possono magari guardare un videoclip, vedervi anche così? Assolutamente. Beh, guarda, è omonimo, che, immagino, il canale YouTube. Sì, si digiti Delizio su carta e lo trovi tranquillamente. Ecco, perché i video che... dimmi, scusa. No, dicevo, i video che abbiamo caricato sono appunto Coma, qualche live, c'è anche il nostro, anche qualche pezzo del nostro disco con un'immagine statica, nient'altro, e dopo ci sono, questa qua sono proprio delle cose che ci divertiamo a fare ogni tanto nel periodo natalizio, gli auguri di Natale di ogni anno c'è anche quello. Ok. E niente, sì, comunque c'è anche il canale. Come vi siete trovati sul set del videoclip Coma? Perché ho visto che è un video molto particolare. Sì, è un guarda, è un video che è riuscito stra bene. Infatti ringraziamo tantissimo anche i ragazzi, che faccio un po' di pubblicità anche a loro, che sarebbero Dio DJ, che è questo studio di video e anche fotografia a Porto Cuaro, Dio DJ, veramente top. Come lavorano, e hanno fatto un'ottima produzione. Ok, allora noi siamo praticamente arrivati abbastanza agli sgoccioli di questa serata e di questa bellissima intervista, che è stata veramente molto piacevole. Non so se volete dire qualcosa in particolare, magari ringraziare qualcuno, se c'è qualcuno appunto da ringraziare magari per la produzione del disco, avete cose da annunciare. Guarda, appunto, al pubblico di Radio Science. Niente, io ringrazierei in primis il nostro buon Diego, sì, ovvero Pepito, che è, purtroppo per motivi di vita, semplicemente lavorativi e non impegni, sì, quello che è, scelte, ha scelto un'altra strada, appunto, era il nostro chitarrista, adesso siamo rimasti in tre, prima eravamo in quattro, adesso siamo rimasti in tre da due mesi a questa parte circa, niente, noi andiamo avanti in trio, diciamo, come siamo nati tanti anni fa, però è stata una grande mancanza, soprattutto a livello emotivo, da parte nostra, e niente, lo ringraziamo. Ti manchi, Peti. Però siamo rimasti ottimi amici e infatti ogni tanto andiamo a bere insieme tutti quanti. Come vuole la buona. Certo. Ecco. No, beh, sicuramente, diciamo, anche riassettare un po' la band dopo che appunto uno dei membri se ne va è difficile. Tra l'altro, nei live, cioè, adesso come fate? Cioè, vi trovate comunque bene anche a suonare in tre invece che nella, diciamo, formazione che... originale? Allora, ti spiego subito. Abbiamo praticamente dimezzato purtroppo il repertorio, perché molte canzoni
non riusciamo ad eseguirle proprio per una questione di arrangiamenti e anche di cioè che certe cose non sono così facili da suonare in tre come lo sono in quattro, certo, non c'è senso. Esatto, quindi abbiamo anche molto materiale nuovo e stiamo lavorando molto su quello, quindi qualche brano di sinestesia appunto del disco verrà purtroppo sacrificato proprio per questo motivo. La nostra scelta di non prendere un altro componente è proprio legata al fatto che ci trovavamo talmente tanto bene con Diego appunto che preferiamo piuttosto prendere un percorso del trio piuttosto che certo. Tornare a fare tutto da capo senza un senso, perché dopo 10 anni che sono insieme a una persona è come di, cioè, è proprio difficile ricominciare con un altro X, no? Quindi preferiamo andare avanti in tre, certo. come una formazione normale. Beh, però forse diciamo è più stimolante anche da questo punto di vista, cioè sperimentare cose diciamo nuove, no? Quindi suoni nuovi, modalità di scrittura nuove. Sì. È un'altra sfida ancora. Sì. Comunque ci troviamo bene, insomma, la prima data in tre l'abbiamo fatta a Torino la scorsa settimana, pardon, 2 settimane fa, e non è male, non è andato male. Bene, siete nella vostra band le sfide non sono mancate, perché a partire dal nome, poi appunto per quanto riguarda anche il cambiamento di formazione, spero per voi che appunto le sfide poi possano portarvi comunque buona fortuna, che secondo me già per ora ve ne hanno portata, perché comunque avete cambiato nome, quindi secondo me è stata una scelta ottima, perché avete un nome molto bello e sicuramente avrete molta fortuna anche con questo trio. Allora, adesso dobbiamo mandare il brano finale di Delitto su Carta, che è Vita, ma prima di mandare Vita chiedo a Gian e Saiuz se hanno qualcosa da dire prima che la puntata finisca. Ma io direi... Pronti? Sì, io ci sono. No, diressi quasi del brano finale, non c'è nulla da dire insomma su questo brano, vero ragazzi? Parla da solo. Ecco, perché insomma l'ho ascoltato, quindi... Io anzi suggerisco ai nostri ascoltatori di mettersi lì in religioso silenzio, ascoltarlo un attimino e capire un po' tutto. Per quanto mi riguarda faccio io i saluti finali, poi dopo voi farete i vostri. Saluto tutto il condominio di Radio Science, ringraziando i nostri amici che ci ascoltano sempre, ci seguono, e chi ha scritto nelle chat, insomma chi ci ha seguito su Facebook, chi ci segue sulla chat del sito radioscience.it, tutte le radio del network, i nostri ospiti, un abbraccio caloroso, e quando sarete qui a Quinto o a Treviso cercherò in tutti i modi di venirvi a vedere, a trovare, insomma almeno vengo a ascoltare dal vivo, ecco. Ci aspettiamo. Benissimo. E adesso passo la palla, come dico sempre, a Gianluca. Gianluca, tu sei tutti noi. Dai, ti ho perso, dai Gian. Gianluca in questo momento è indisposto, sembra, cara Priscilla. Io parlavo solo col microfono spento, però parlavo esattamente per non disturbare, caro Saius. No, approvo quello che ha detto Saius. Allora, cari amici, vi saluto anch'io. 23 minuti primi annoverati anche i Delitto su Carta. Come 23 minuti primi? Che sono questi 23 minuti primi? 23 minuti primi vuol dire che è 23:00. Sono minuti quelli. 23 minuti secondi. E quindi bella puntata, grazie ai Delitto su Carta, è stato un piacere conoscerli. Naturalmente vi invitiamo ad andare sul loro sito. Grazie Davide, grazie Paola. Vi invitiamo ad andare sul loro andate sul loro sito e vedete le prossime date in cui anche noi di Radio Science molto probabilmente ci saremo. Cara Priscilla, rinnoviamo l'appuntamento a lunedì prossimo, dove saremo presenti sempre qui su Radio Science, lunedì 29 appunto maggio, per quest'ultimo lunedì del mese. Non diciamo chi sarà l'ospite o gli ospiti, e naturalmente vi invitiamo a seguirci ancora. Una buonanotte a tutti e continuate ad ascoltare
www.radioscience.it. Ciao a tutti, a lunedì prossimo. Abbiamo perso Priscilla. Bene, quindi sì, adesso ascoltiamo. Eccola. Vita. Ah, aspetta, prima di dire qualcosa, aiuto, di chiudere, chiudiamo la radio. Esatto. No, saluto Marco che ci dà la buonanotte. Buonanotte anche a te. E vedo che da Facebook ci segue, ce la posso fare. Un certo Philip Bullman, che è di Londra, quindi spero che abbia capito qualcosa di quello che. E infatti lo saluto, diciamo, tanto. No. Saluto tanto. Comunque, in ogni caso, la musica. È mio carissimo amico. Hi Philip, nice to have you here with us. Thank you so much, you my brother, my English brother. Ciao a tutti, buonanotte Philip. Allora, grande Philip. Davide e Paola, se vogliono dire l'ultimo saluto, io lo lascio dire prima di mandare il brano. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. No, ferma tutto Davide. Paola, di nuovo. Ripeti, come hai detto? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Rock and roll. E come dico sempre, un abbraccio caloroso a tutti quanti, circolare, ciao condominio, ci sentiremo alla prossima riunione del condominio, prossimo lunedì. Allora, volentieri. Il brano è Vita dei Delitto. Benissimo. Cercherò di venire anche perché io bevo, quindi insomma bisogna festeggiare. È un pregio che abbiamo in molti. Benissimo, sono contento. Mi sono fatto 3 giorni con gli alpini, guarda, meraviglioso. A posto. Andiamo con questo brano di diritto su carta, Vita. Mi stavo impapinando io questa volta. E come dico sempre, vai col brano che è sempre qui, che è tutti noi, partito! Passeresti l'eternità a desiderarla.